Saranno molti rettori universitari provenienti dagli Atenei di tutta Italia che si daranno appuntamento a Bergamo il prossimo 1 febbraio, lunedì, per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Orobica. Molti motivi di interesse, oltre all'inusuale partecipazione così ampia da parte di rettori universitari da ogni angolo del paese. L'inaugurazione avrà luogo presso il Teatro Donizetti, ma la cerimonia sarà preceduta da una visita ai laboratori e luoghi della ricerca e sviluppo del chilometro rosso. Ne abbiamo parlato con il professore Remo Morzenti Pellegrini, prorettore dell'Università degli Studi di Bergamo. È un'iniziativa indubbiamente eccezionale per l'Università degli Studi di Bergamo, nel senso che per la prima volta sono invitati numerosi rettori, hanno confermato più di 15 rettori delle università italiane, per cui per la prima volta vedremo l'Accademia italiana presente a Bergamo. La seconda novità importantissima è che la cerimonia si terrà presso il Teatro Donizetti di Bergamo ed è stata aperta per la prima volta anche alle famiglie dei dipendenti dell'Università di Bergamo, quindi docenti, personale amministrativo e naturalmente gli studenti. Gli studenti sono e saranno partecipi di questa cerimonia che è stata pensata anche e soprattutto per loro in una logica completamente nuova di concezione di università, perché dopo questi primi 4 mesi di nuovo diciamo, il nuovo rettorato, già si intravede un nuovo rapporto con il territorio che abbiamo voluto instaurare, soprattutto con gli enti che stanno seguendo con molta attenzione l'attività del nostro Ateneo. All'inaugurazione ci saranno tantissime persone. Sì, non ci aspettavamo una risposta e una conferma di più di 1.100 persone a questa cerimonia, per cui si stanno valutando appunto delle tempistiche per gestire l'arrivo delle autorità anche che hanno confermato la presenza a questa cerimonia.